Buongiorno a tutti, la rassegna stampa per quelli belli e quelli brutti va in onda anche oggi che è venerdì e ci mancherebbe altro che non andasse in onda. Un appuntamento che ormai è diventata una consuetudine sempre interessante dalle visualizzazioni che ci regalate e ci concedete, di questo ve ne siamo grati ogni volta e pertanto non possiamo che andare avanti giorno dopo giorno, ormai dal 2021 questa nostra iniziativa, a prescindere dal padrone del vapore, sappiamo che al padrone del vapore attuale questa nostra rassegna stampa dà, tra virgolette, fastidio perché è una voce libera, perché è una voce di verità, perché è una voce che parte sempre dalle notizie. E queste notizie, via via quelle che si succedono, mettono in evidenza e a nudo qual è la realtà. Perché, come sempre, tra finzione e realtà c'è di mezzo quello che succede, c'è di mezzo la cronaca, c'è di mezzo tutta una serie di momenti della vita cittadina che evidentemente smascherano o mettono a nudo quali sono i limiti di chiunque amministri, nel caso specifico, la città di Terni. Flop del multe riscosse, incassati 700.000 euro rispetto ai 5 milioni dovuti. Intanto, buongiorno a Michele Rossi che si è collegato tra i primissimi. Questo è il titolo, quindi una capacità di riscossione bassa. Terni nelle ultime posizioni in Italia, persi 400.000 euro in un solo anno. Ad aprile sarà attivo il nuovo Autovelox nel punto dove è morto Manuel Galeazzi. I Ternani non pagano le multe, mettendo a serio rischio il bilancio del comune, a dirlo è il sindaco, a ribadirlo il SIOPE, Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici, con numeri che sentenziano come Terni sia una delle città il cui volume di incassi è fra i più bassi d'Italia. Intanto la Giunta Comunale, tramite la delibera 106 dello scorso 23 novembre, proposta dal sindaco, torna alla carica, riporta testualmente: sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni dal codice della strada, negli esercizi precedenti e delle indicazioni del dirigente della Polizia Locale Mobilità di Palazzo Spada, prevede di elevare sanzioni per 7.395.000 euro nel 2024 e per lo stesso importo nei successivi 2025 e 2026, un tesoretto di circa 22 milioni di euro che verrà in parte utilizzato, spiega il sindaco, per l'assunzione di nuovi vigili urbani. Nel frattempo arriva un nuovo Autovelox pronto a rimpinguare le casse comunali, che verrà attivato infatti entro la fine di aprile. Il sistema di controllo delle velocità medie Tutor ed istantanee dei veicoli lungo la strada Valnerina nei pressi della cascata delle Marmore. Ma l'argomento della giornata, e che discuteremo lunedì in Consiglio Comunale, riguarda la questione del nuovo regolamento della ZTL. Qui c'è un titolo che parla parzialmente eccolo qua giù, passe dei medici, nessuna retromarcia, ma facciamo vedere meglio il titolo sul Corriere dell'Umbria, che è una pagina vera che parla più approfonditamente del tema. Il Messaggero ne parla in modo molto stringato. Dibattito ieri in prima commissione: innalzata la fascia oraria di accesso all'area pedonale per chi vive in centro. I permessi per i medici e i pediatri, l'aumento dei costi per l'istruttoria, la durata e la validità. Alla fine gli argomenti di scontro sono i soliti. Ieri mattina, in occasione della prima commissione convocata per l'immediata modifica del nuovo regolamento ZTL, gran parte della discussione si è svolta su questi aspetti. Sì, ho sollevato questo problema. Lunedì presenteremo come gruppo di Fratelli d'Italia un emendamento in tal senso. L'avevamo già fatto, buongiorno Paolo Claudiani, buongiorno a Paolo Romualdi, l'avevamo già fatto insieme ad altri gruppi di minoranza nella passata edizione dell'approvazione del nuovo regolamento, un nuovo regolamento che ha moltissimi limiti, però
per tutta una serie di categorie e di persone che sono nella necessità di transitare, accedere per lavoro, per professioni di pubblica utilità, quali quella dei medici. Mi vengono in mente, per esempio, coloro che guidano i carri attrezzi e devono essere chiamati dalla polizia municipale. Mi vengono in mente, insomma, tutti quegli operatori che sono operatori attualmente esclusi dall'accesso. Buongiorno, dice Ulderico, una buona prova di resistenza del tuo fegato ieri sera, eccetera, eccetera. Ti invito, Ulderico, ad essere più ortodosso anche quando scrivi in pubblico. Non dobbiamo in nessun modo fornire il fianco a chi già di determinati termini e linguaggio ne abusa. Grazie. Quindi ti prego, se puoi, di modificare anche quel commento che hai appena scritto per la parte finale. Si può dire benissimo sciocchezze, che è una cosa che dà semplicemente il senso di ciò che potrebbe, secondo te, essere stato. ZTL, quindi dicevamo più aperta, ma gli aumenti sono per tutti, gli aumenti sono per tutti e sono diminuiti i tempi di esigibilità di utilizzo del permesso. Per i residenti il secondo permesso era per 5 anni con un certo importo che era di 90 euro, adesso è diventato di 150 euro, non più per 5 anni ma per 3, quindi una tassa nella tassa. Fratelli d'Italia ha posto questi problemi e li porrà in forma più esplicita. Ancora di più. Via Alfonsine, direzione Via Narni, installazione di un sospetto contaveicoli diventerà nuovo misuratore di velocità? No, diventerà un misuratore, un contaveicoli, un contatraffico, diciamo così, un contatraffico. Mentre il nuovo Autovelox sarà dalla parte della Valnerina nella direzione Cascata delle Marmore. Violenza in famiglia, arrestato, doppia tentata rapina, tabaccaio preso a pugni. Il bandito prende di mira due negozi in via Milazzo e in via Gramsci dove colpisce il commerciante. Ecco la pagina intera di cronaca, una pagina intera di cronaca che abbiamo chiesto ed interrogato cosa fanno in giro per la città i vigilantes di Unicusano. Chissà se questa volta riceveremo risposte. Seguo il tuo consiglio, grazie. Bene, andiamo a vedere se hai modificato quel commento, lo puoi fare, quindi ti prego di farlo ove non l'avessi fatto, grazie. Non so se hai rimosso il commento, va bene lo stesso, però manteniamoci, grazie di aver accettato il mio consiglio, in un ambito di linguaggio urbano. Violenza in famiglia, dicevamo, doppia tentata rapina, leggiamo della doppia tentata rapina, bandito prende di mira due negozi, due tentate rapine in serie, una dietro l'altra, poco dopo le ore 19 di mercoledì a Terni. Nel mirino dei malviventi, forse gli stessi in entrambi i casi, altrettante tabaccherie, la prima in via Milazzo e poi a San Giovanni, la seconda in via Gramsci, a pochi passi dall'Ipercop, che ha portato al ferimento dell'esercente colpito al volto con un pugno. Dopo gli interventi sul posto della Polizia di Stato, con la squadra volante sono partite le indagini per ricostruire l'accaduto, fra testimonianze ed eventuali immagini disponibili. Vediamo che cosa succede. Paolo Claudiani, vorrei far notare cosa è questa mattina, strada direzione centro da Terni Nord, lavori a Borgo Rivo, non potevano essere fatti di notte, un disastro, prigionieri. Allora Paolo, hai ragione, se posso cogliere l'ho... Ah, l'hai eliminato Ulderico, va bene, ma lo puoi riscrivere tranquillamente usando un linguaggio, secondo me, per la parte finale, ci mancherebbe diverso. Grazie della tua cortesia. Allora, dicevamo, un disastro prigionieri rispetto a Borgo Rivo. Allora, a Borgo Rivo, finalmente, aggiungo, dopo che quelli di prima hanno progettato conferenza dei servizi insieme alla SI, insieme alla Tevere Nera, messo in cantiere lo scolmatore cosiddetto, una sorta di troppo pieno per le fognature della zona di Borgo Rivo, una sorta di canale aggiuntivo che evacua migliaia di metri cubi di acqua che dovessero precipitare a seguito di piogge intense, ragion per cui nel passato a Borgo Rivo succedeva di ritrovarsi con l'acqua alle caviglie.
Bene, sono iniziati questi lavori. Alla fine è un bene, Paolo, questo tu lo sai e perché sei informato dei fatti e quindi lo sai bene. Mi rendo conto che i problemi alla viabilità in un quartiere così popoloso ce ne sono. Ieri venivo in trasmissione a M Television, che sta appunto poco distante da casa tua, vicino alla zona Borgorivo Alto o Campitello Basso, per capirci, e devo dire che c'era un po' di traffico, c'era un incidente su Ponte Le Cave, ma sappiamo che queste cose possono succedere. Purtroppo credo che per qualche settimana i problemi di traffico lì ci saranno. Credo che il cantiere di notte non ci sarà, mi rendo conto che è un grave disagio, ti prego, come per gli altri residenti, di stringere i denti. A proposito di questo, lo devo dire, c'è, secondo alcuni, ho parlato con alcuni amici sardi, in particolare cagliaritani, ritorno un attimo sulla questione elezioni regionali sa della Sardegna, con particolare riferimento a ciò che è successo a Cagliari. L'attuale sindaco di Cagliari, che ricordiamolo, ha vinto le elezioni in città per una manciata di voti al primo turno nella passata edizione, le elezioni comunali intendo, ha avviato una grandissima quantità di cantieri in città, una grandissima quantità di cantieri che evidentemente, secondo la vulgata di questi amici che ho contattato lì, hanno indispettito un po' i cittadini. Io capisco le esigenze, il traffico, essere prigionieri dentro la macchina per 20 minuti, 30 minuti per arrivare in città, è un grosso problema, lo capisco. Però delle due l'una, o i lavori si fanno o non si fanno. Di notte sarebbe possibile, lanciamo un appello, sarebbe possibile, lo rigireremo al Consorzio Tevere Nera e alla SI, se magari riescissero a approntare una parte dei lavori anche di notte. C'è poi dal Messaggero, ritornando un po' al Messaggero, la questione delle riscossioni, il passe medici ne abbiamo parlato. C'è una nota della ASL che dice che alcune case dell'ATER sono inagibili. Poi notizie delle violenze sulle donne, violenza alla compagna, imprenditore in manetta, in manette, la donna è finita in ospedale due volte ma non l'ha mai denunciato per paura. Lei ha provato ad andare via col figlio ma lui ha continuato a perseguitarla. Vi faccio vedere il titolo di questa notizia, che purtroppo si conferma una notizia di quelle che non ci piacciono affatto, eccola. Va a fare la spesa ma incontra i truffatori. I truffatori le rubano la borsa col trucco degli spicci. Col trucco degli spicci, col trucco degli spicci. Questo accade ad Amelia. 6 anni fa andò al pronto soccorso con i lividi, ma non disse che era stata aggredita dal compagno. È finita in ospedale per due volte per le lesioni che sarebbero state provocate dal compagno violento, ma ha mentito anche ai medici del pronto soccorso. Si è inventata di essersi fatta male da sola, sperando forse che le violenze sarebbero cessate. Ora, gli equilibri all'interno di una coppia sono sempre estremamente delicati, vanno trattati caso per caso e ognuno deve pensare a sé. Io credo che un po' di coraggio in più in alcune occasioni non guasterebbe, quantomeno per confidarsi ed allertare le autorità. Questo magari eviterebbe nel prosieguo dei rapporti, nel prosieguo della propria convivenza, degli strascichi ulteriori, dei problemi ulteriori, insomma, è evidente che alle volte bisogna avere un briciolo di coraggio in più, ma lo dico in punta di piedi perché, ripeto, sono sempre questioni estremamente personali e questioni estremamente delicate. Buongiorno, carissimo Marco Celestino Cecconi, Fabio Rosita Dominici, ci saluta, grazie del carissimo e grazie del buongiorno, con tanto entusiasmo lo facciamo nostro. Parte il concorso per 20 nuovi vigili, che evidentemente non erano 40, che non erano 60. Allora ci giochiamo, 60, 40 e 20 ce li giochiamo sulla ruota di Napoli, un terno secco, perché questi sono i primi due numeri, 60, poi 40, poi 20, sono questi numeri, 60 e 40, che l'attuale sindaco di Terni ha sparato lì, ma il concorso è per 20 invece.
quel corpo della Polizia Municipale di Terni che noi abbiamo sempre cercato di tenere al centro del dibattito politico, lo abbiamo fatto sin dal giorno 28 di agosto e lo abbiamo fatto in quel famoso Consiglio Comunale nel quale il sindaco ha preso delle iniziative verbali e definiamole anche fisiche nei confronti di alcuni consiglieri di minoranza, tra cui il sottoscritto. Attività che oggi sono oggetto di approfondimento da parte della magistratura e che pertanto noi non ci allunghiamo a commentare, sarà attività degli organi inquirenti capire di cosa si è trattato. In verità noi lì parlavamo di polizia municipale, dicevamo: Sindaco, ma perché no, ha interrotto la procedura di assunzione visto che i concorsi e il piano del personale già le prevedeva queste assunzioni? Perché hai deciso di non assumere i vigili urbani? Era agosto 2023, addirittura l'abbiamo detto all'inizio della consiliatura, ne seguirono quei fatti, tutti quanti ovviamente sono nelle riprese dello streaming, sia audio che video, ne seguirono quei fatti che sono ormai diventati virali, semplicemente perché noi parlavamo di politica, parlavamo di proposta e indirizzavamo l'amministrazione con un atto di indirizzo a rivedere il proprio piano delle assunzioni. Da lì in poi c'è stata una rincorsa, quindi ci attribuiamo una parte dei meriti di questa nuova sfornata, infornata di assunzioni, perché procedemmo in quella data a sollecitare appunto le assunzioni per il corpo della Polizia Municipale che così tanto ne ha e ne aveva bisogno. Merito quindi di aver promosso la discussione e merito quindi di coloro che hanno eroicamente, dico a questo punto, sono restati al proprio posto nonostante le attenzioni particolari in una giornata particolare, la dico così, dell'attuale sindaco di Terni. Vedremo che cosa ne sarà nel proseguio delle attività amministrative a proposito di concorsi. Tentato omicidio clandestino arrestato in città dalla polizia, accusato di aver sparato al rivale per questioni di spaccio, famiglia di cinghiali a spasso nella rotonda di Borgo Rivo. Questo non è una novità purtroppo per la città di Terni e non solo. C'è poi questa questione delle case dell'Ater, la ASL, Casa Popolare Inagibile. L'assessore Aniello, quante le abitazioni invivibili, inascoltate le segnalazioni degli inquilini. Questo è un po' quello che viene dalla cronaca locale. Andiamo alla cronaca nazionale, vediamo anche il timing che rimane da qui alla fine della trasmissione. Grazie, ringraziamo sempre Gianni per la preziosissima collaborazione, Paolo Glaudiani ed altro. La domanda mi sorge spontanea: quanti andranno in strada e quanti in ufficio Enrico? Questo è da vedere. C'è un fatto, c'è un fatto. Il fatto è che in una città come Terni c'era di sicuro bisogno di nuove assunzioni che erano state programmate da quelli di prima, interrotte da quelli di adesso, riprese da quelli di adesso, permettimi di dire in un gioco di un passo avanti ed un indietro, questo lo dobbiamo, è certificato dalla consecutio e dalla cronologia dei fatti, ma alla fine ci interessa il risultato. Bene, dico, quanti andranno in ufficio non lo so, ma di sicuro ce n'è molta necessità anche in giro per i controlli, perché a proposito di attività di pubblica sicurezza che resta in capo alla Polizia e ai Carabinieri, l'attività della Polizia locale, compresa quella di vigilante, se non può essere che sussidiaria a quella di Polizia e Carabinieri. Ma ad oggi possiamo senz'altro dire, senza timore di poter essere smentiti da nessuno, quando nell'agosto 2023 qualcuno si è inventato, evidentemente per la propria campagna elettorale, senza finalità di garantire una miglior percezione di sicurezza in città, perché diversamente avrebbe chiesto preventivamente autorizzazione al prefetto per incardinare quel servizio che un icusano, mettendosi le mani in saccoccia, quindi il sindaco, ha messo a disposizione della città. Sarebbe stata cosa buona se quel servizio fosse stato incardinato nelle decisioni del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, dove si sa c'è il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, che sono coloro, prevalentemente polizia e carabinieri, che seguono le attività dell'ordine pubblico e le coordinano, prefetto e questore,
incardinato lì dentro avrebbe avuto un senso. Tanto è vero che nel comune di Palermo questo è stato fatto, ma nella forma preventiva, e le energie della polizia locale, dei vigilantes, dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza sono state messe a sistema, e sono state messe a sistema in un quadro organico di utilizzo. Tu stai lì dalle ore tot alle ore tot, tu fai questo, tu fai quell'altro, cercando di migliorare la percezione prima di tutto e i risultati legati alla sicurezza, perché i risultati si misurano: quanti scippi, quante rapine, quanti furti con scasso, quante aggressioni, quanto succede in città è comunque misurabile in termini statistici. A Terni non è stato fatto niente di tutto questo, perché Terni è evidente, ci vuole un protocollo d'intesa tipo mille occhi sulla città, adottato a Palermo. Grazie Anna, sei sempre puntuale, grazie anche alla professione che evidentemente ha svolto. Ti ho seguito ieri sera, hai saputo tenere testa al tuo interlocutore che insisteva nel definire partito Alternativa Popolare. Vabbè, d'accordo, questo lo sappiamo, grazie, mi segui sempre con attenzione. Quindi, tornando alla sicurezza in città, evidentemente c'è chi usa la città di Terni per la propria campagna elettorale, caro Enrico, e questo ormai è acclarato, con dimissioni spettacolo per risolvere i problemi del proprio partito e con revoca delle dimissioni meno spettacolo perché ha definito i cittadini in consiglio comunale, in quel consiglio comunale in cui ci raccontava perché le avesse date, bene, ha revocato le dimissioni in una sorta di anda e rianda, semplicemente per tenere alta l'attenzione su di sé, perché evidentemente i sondaggi dicono quello che dicono. Terni è usata come un palcoscenico, facciamocene una ragione. No a processi sommari, Piantedosi appunto difende la polizia, eccolo qui. Noi siamo con le forze dell'ordine senza se e senza ma, senza se e senza ma, no ai cortei autorizzati, no ai provocatori e no a strumentalizzazioni. La polizia e i carabinieri sono un patrimonio dello Stato, sempre. Se ci fosse poi una situazione o qualcuno che ne approfittasse o se ne approfittasse, ci sono gli anticorpi all'interno di queste strutture per reagire ad eventuali eccessi. Ma se si resta 40 minuti a fronteggiare un posto di blocco della polizia con tanto di blindato e con un cordone di uomini e si resta a discutere per 40 minuti non capendo che il percorso non può essere cambiato e che tanto più la manifestazione non si può tenere perché non è autorizzata, e si tenta di forzare il blocco per avvicinarsi ad un consolato americano o a una sinagoga ebraica, bene, se non si capisce con le buone raccontate con pazienza dai funzionari di pubblica sicurezza servizi che io ho fatto da ex carabiniere, bene, dico, se non si capisce che bisogna tornare indietro e tornarsene a casa e i genitori avrebbero fatto bene andarsi a riprendere questi ragazzi santi e benedetti per come qualcuno ce li vuole dipingere, bene, se così non è stato, te lo dico una volta, te lo dico due volte, te lo dico tre volte, attenti, chi va là, attento o sparo, dopodiché, come si sa anche nelle procedure di chi ha fatto il militare, purtroppo c'è lo sparo, che in questo caso non c'è stato, per vivo a Dio e per fortuna, ma c'è stata evidentemente qualche manganellata su qualche giovanotto un po' evidentemente esagitato, guidati da adulti consapevoli, se si può dire in capo al minore, è minorenne, non lo sapeva, poteva essere inesperto, ci sta, bene, ma gli adulti lì c'erano. Le infiltrazioni anarchiche, le infiltrazioni di facinorosi all'interno di questi gruppi ormai sono un fatto vero, messo in evidenza anche dal Ministero degli Interni. Dopo i fatti di Pisa e Firenze, il Ministro dell'Interno riferisce in Parlamento, il capo del Viminale, rischio zero se chi manifesta rispetta tutte le regole, ecco qua, pronti tre disegni di legge, più tuteli e mezzi agli agenti, in arrivo fondi straordinari. Era ora, più strumenti e tutele rafforzate per gli agenti, ecco qua, era decisamente ora. Viva la polizia e viva i carabinieri, era ora ragazzi. No processi sommari alle forze dell'ordine, ci mancherebbe altro. Capo del Viminale, cittadino onorario, Sinistra Italiana contro il sindaco Festa. Il ministro originario di Pietra Stormina sarà premiato per il rigore nel suo cursus honorum. 1 miliardo per il rinnovo dei contratti, fondi per straordinari e nuove dotazioni. Quindi grande attenzione del governo per la polizia. E peraltro vada un mio plauso
una mia lode personale a quegli agenti, a quei carabinieri che ieri sono stati barbaramente aggrediti, circondando una volante che doveva procedere a tutte le procedure per l'espulsione di un clandestino. Vada a loro tutta la mia solidarietà. E poi la Salis non è un martire. Io non ci sono andato a Budapest a tirare San Pietrini o a menare non so chi, la signorina Salis c'è andata. In quel paese ci sono delle norme e delle leggi che dicono che se fai queste cose, se meni a sangue qualcuno, se partecipi a queste risse, sempre che venga giudicata ovviamente colpevole sino all'ultimo grado di giudizio, bene, se fai queste cose in Ungheria, evidentemente qualche anno di galera te lo fai. Allora, dopodiché le catene, i polsi, eccetera, non ho sentito nessuno che sia indignato quando, per esempio, in Italia, nella civilissima Italia, ci sono state delle evidenti riprove che le manette e i polsi di Enzo Tortora non hanno scomodato nessuno. La sicurezza in città era uno spot elettorale ed ormai il gioco si è capito molto bene. Costantino Di Paolo, buongiorno. Se qualcuno è esagerato deve pagare, ma dobbiamo essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Grazie, grazie a Stefano. Stanno preparando il clima per il G7, bisognerà vigilare. Giusto Guido, è una annotazione corretta. Allora noi abbiamo terminato. Da Terni è tutto, a voi Houston.